Il dominio ottomano nei nostri territori non ha risparmiato il monastero Visoki Deceni. Sotto i turchi furono distrutti i palazzi del monastero, ma la chiesa rimase completamente preservata con tutti i suoi affreschi risalenti al 300. Nemmeno gli avvenimenti storici che seguirono riuscirono a ridurre l'importanza di questo santuario, che era ed è tutt'oggi il centro spirituale di tutti i serbi e non solo di quelli che vivono in Kosovo e Metochia. Il monastero è oggi circondato purtroppo da albanesi ostili che esprimono apertamente il bigottismo verso il monastero e la chiesa ortodossa serba. Le loro minacce, pressioni e attacchi sui monaci di Visoki Deceni sono ormai quotidiani. Il monastero Visoki Deceni fu innalzato dal re Stefan Decianski tra il 1327 e il 1335 ed è dedicato all'ascensione di Gesù Cristo. La bellezza e la sublimità del luogo in cui fu costruito il santuario è descritto nelle annotazioni del prete e scrittore medioevale Grigori Zemplak. Lì sorgono numerose fonti e lo alimenta un fiume limpido di cui acqua prima del sorso dà il rossore al viso e dopo rinfresca il corpo, così che nessuno è sazio di quest'acqua. Questo luogo è onorevole e ideale per la costruzione del monastero. Il monastero Visoki Deceni è situato nella parte occidentale della Metochia, a 15 km a sud di Pece, nella colorata valle di Decianska Bistrica, circondato dalle cime del monte Prokletija e da fitti boschi di castagno e pino. La chiesa del monastero è dedicata a Cristo Pantocratore ed è il più alto edificio medioevale in Serbia, da lì il nome Visoki Deceni, cioè Alti Deceni. La crisobolla del monastero Deceni in antico slavo e in serbo volgare fu emanata da Stefan Decianski nel 1330 durante la costruzione del santuario. L'editto contiene i dati sull'architetto capo Gheorghi e i fratelli Dobroslav e Nikola guidati dal prete francescano Fravito di Cattaro, l'organizzazione del monastero e altri dati che sollevarono la chiesa sull'ascensione di Gesù in Deceni sopra tante altre fondazioni reali. Anche se gli edifici nel monastero furono distrutti durante l'occupazione ottomana e nell'incendio del 600, la chiesa rimase conservata interamente con tutti i magnifici affreschi del 300 e altri preziosi oggetti culturali e spirituali. I dipinti che ricoprono tutti i muri interni, presentando più di 1000 composizioni in 20 cicli, risalgono tra il 1335 e il 1348. Nel portico si trova il concilio ecumenico, l'intero calendario dei santi, i ritratti di Dušan e della sua famiglia, il ciclo su San Giorgio e il magnifico lignaggio dei Nemanjić. Il monastero Visoki Deceni è entrato a far parte dell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.